Quanto più grande è l'attesa, maggiore delusione ne deriva se poi non è soddisfatta totalmente l'aspettativa. Gascogne doveva essere e potrebbe essere il detonatore di una squadra dal potenziale enorme ma inespresso. Ha conferito imprevedibilità e potenzialità al settore più delicato, ma non quella velocità di cui può farsi garante, a nostro avviso, il solo Signori. E Signori si nasce, come diceva Totò. Casiraghi il suo lo fa e non sempre gli servono buone carte, ma ad ogni spunto della Lazio segue sempre un contropiede cremonese, come ad ogni scossa la replica. E dopo Turci tocca a Marchegiani. Pur priva di calciatori fondamentali per infortuni e riposi compensativi, la squadra di Zoff sembra menare inizialmente il gioco. Winter e Doll infiammano gli irriducibili al seguito, ma sbagliano anche nelle occasioni importanti. La Cremonese gioca un calcio veloce ed essenziale, non il migliore possibile, ma almeno il più pratico. L'umile genio di Simoni viene però ricompensato dal gol partita di Nicolini. Anche nel calcio cadono storici muri. Una volta sul vantaggio la provinciale si sarebbe chiusa, la Cremonese invece aggredisce ancora l'avversario, costretto a ricorrere ai calci piazzati per meritare la menzione del vostro cronista. La giornata è di quelle ricordevoli, soprattutto per Nicolini. Dopo il gol l'infortunio, 3 settimane per la sospetta lacerazione del bicipite femorale destro. Più fortunato, ma si fa per dire, Colonnese, 2 settimane per una distorsione al ginocchio destro. I piccoli nel calcio se la prendono sempre con i grandi e non fa eccezione la Cremonese. Ci prova con Tentoni, che ne ha prese di santa ragione, come capita a tutti i calciatori troppo buoni tecnicamente, e con lo stesso De Zotti che contro gli ex compagni è riuscito finora a segnare 4 su 4. Bassissima la percentuale di errori anche dell'arbitro Collina, che con Nicoletti e Cancello ha formato formidabile terna arbitrale anche in Milan-Genova. 2 le recriminazioni della giornata. Nel primo caso Marchegiani su Gian De Biagi decide bene, a nostro avviso, rigore da negare. Nel secondo, netta falciata su Tentoni, forse il rigore andava concesso. Errare è umano, ma Casarin ha avvertito sempre tutti che prima di essere uomini, gli arbitri devono essere arbitri. Simoni, Zoff e Cragnotti. Marchegiani su Gian De Biagi, c'era il fallo secondo lei o no? Ma l'arbitro è come allenatore, non come allenatore della Cremonese. Come allenatore c'era, perché almeno mi sono lamentato, però secondo me l'arbitro era più vicino, forse ha visto bene lui, penso. Tra l'altro Collina è fuori discussione, credo sia il miglior arbitro che c'è in Italia. La partita l'abbiamo condotta noi senza risultato, questo è vero, loro si sono difesi particolarmente bene. Ecco Gascogni che deve ancora recuperare evidentemente. No, Gascogna ha giocato bene, secondo me, purtroppo non stava bene. Siamo all'inizio del campionato, è una Lazio che oggi ha sofferto, mancavano gli stoccatori e speriamo che i signori Fusari entrino presto in squadra e contribuiscono per portare alla vittoria questa Lazio.